Beh, è passato un po' di tempo dalle elezioni, con i ritmi della comunicazione veloce, quella digitale è un'eternità, 10 giorni sono un'eternità, no Massimo, sono un'eternità, sì, sembra, ma insomma, sembra una preistoria, una vita fa, una vita una fa. Perché... Senti, falla tu la prima domanda, Mimmo Talaigo che è qui con noi, che gli vuoi chiedere come prima? La prima domanda, diciamo quella che mi viene più spontaneamente, gli chiederei cosa non ha funzionato insomma, in questa elezione. È una domanda, una domanda troppo complessa. Milioni di dollari è questo. Ma non è semplice. Cosa a posteriori. Molte diciamo. Cose non hanno funzionato, molte cose non hanno funzionato. Non ha funzionato evidentemente l'alleanza, non ha funzionato la comunicazione in campagna elettorale. E poi diciamo c'è stata forse una sopravvalutazione dell'elettorato, della consapevolezza dell'elettorato rendese rispetto alla crisi della città e una sottovalutazione probabilmente anche degli avversari. Noi non pensavamo, ad esempio, io non pensavo che molti di coloro che criticavano e criticano l'attuale amministrazione si riversassero prevalentemente a favore del candidato principe. Così come abbiamo sbagliato nell'analisi rispetto a coloro i quali temevano il ritorno di Principe, che invece hanno votato di più Manna anziché noi, la mia coalizione. Quindi noi siamo stati compressi tra queste due tendenze. Era difficile diciamo, uscirne. E pensavamo invece che la nostra proposta, ben costruita, molto curata nei programmi, nei dettagli addirittura, potesse incontrare il favore dell'opinione pubblica, soprattutto dei più giovani. E poi questa narrazione della presenza della lista ispirata dai Gentile ha, secondo me, provocato dei danni di immagine anche in maniera eccessiva, perché poi devo riconoscere con onestà che la presenza di questa lista è stata una presenza, ha avuto un comportamento esemplare in campagna elettorale per impegno, per lealtà, bravissime persone nei confronti delle quali non può essere mosso alcun diciamo, addebito riprovevole. Però il Gentile, la lista del Gentile è diventata il paradigma di tutti i mali in questa campagna elettorale, facendo dimenticare una parte dell'opinione pubblica invece il fallimento dell'amministrazione uscente. Questo è un po' in sintesi le cose che mi vengono in mente in maniera istintiva. Ma a monte però, insomma, partiamo a monte, cioè nel momento della, adesso non la voglio portare troppo lontano, della definizione delle candidature, eccetera. Vabbè, quello che si può chiedere, diciamo, il comune cittadino dice, ma perché? Possibile che non siete riusciti a trovare una sintesi? C'è stata un'impuntatura da parte di più di uno, dice il candidato sindaco deve essere io e basta. Questo è il peccato originale della coalizione di centrosinistra. Il peccato è lì. L'area di centrosinistra al primo turno esce dalle urne con il 60%. Ovviamente non considero in quest'area la Lega e il Movimento 5 Stelle. Quindi le liste di ispirazione di centrosinistra, comunque di coloro i quali hanno partecipato al tavolo preelettorale, arrivano al 60%, quindi una cifra considerevole. Però l'incapacità, la mancanza di volontà di fare sintesi, di celebrare le primarie, ad esempio, come è noto, ho proposto anzitempo questo strumento che sarebbe stato uno strumento utile nel caso diciamo di specie per selezionare il candidato. Poi non si è riusciti a trovare un candidato di superamento, non è stata neanche presa in considerazione la mia candidatura. È un'eccessiva rigidità probabilmente da parte, anzi non probabilmente, un'eccessiva rigidità da parte dell'area cosiddetta riformista di candidare principe ha portato alla divisione. A uno smembramento diciamo di vabbè, è chiaro però che con i se e con i ma diventa sì, difficile certo. Adesso è cominciata un'altra partita, è cominciata però un'altra. Il punto è che io mi chiedo se esiste ancora il centrosinistra in quest'anno. Ma insomma il centrosinistra diciamo che ha abdicato la sua funzione già prima delle elezioni, cioè se in quest'area non è stato in grado di indicare un candidato, di trovare un minimo di unità, evidentemente insomma ha dichiarato diciamo fallimento.
purtroppo il centro-sinistra già a livello nazionale non esiste sì, più, però nel senso che l'idea come però abbiamo conosciuto c'erano, noi questa coalizione Rende, non c'è più. È vero, però a Rende c'erano delle forze affini per cultura politica e soprattutto, come dire, unite nella comune battaglia di opposizione al sindaco Manna. Guardi, io dico una battaglia giusta, fondata. Questo. Secondo me non era sbagliata l'idea di come dire, scegliere una personalità forte, no? Con un passato visibile come Sandro Principe e tentare di coagulare attorno alla figura del candidato al sindaco tutta una serie di forze che in qualche modo avessero, come dire, questa ambizione di rappresentare ancora questo pezzo, no? Di storia politica che a Rende ha dato soddisfazione nel corso degli anni. E però qui dovete, secondo me, rendervi conto che forse questo, no? Questa cultura politica collocata in questa determinata area geografica delle forze in campo non esiste più, o meglio esistono piccoli segmenti. Ma questo è il verdetto dell'elettorato, è così, bisogna prendere atto che si è chiusa una fase storica, che l'alternativa, diciamo, anche a quella fase, a quell'esperienza non è stata adeguatamente considerata dagli elettori, purtroppo bisogna anche considerare che la città al primo turno ha votato guardando all'indietro, perché se si considera il 26% del candidato Principe e il 30% di Manna, abbiamo un dato, cioè le urne ci consegnano un dato preoccupante, diciamo, un dato sociologico anche interessante, che vi è stata l'incapacità, l'indisponibilità a guardare avanti. Cioè è stato premiato il passato ed è stato premiato il presente. Mentre le liste, le coalizioni che offrivano una prospettiva, che offrivano una possibilità di cambiamento, e tra queste vi era anche la mia coalizione, oltre a quelle cosiddette minori, non sono state adeguatamente rappresentate. Questo è il punto vero. Cioè un voto di conservazione, un voto che ha puntato a salvaguardare lo status quo della città, cioè che ha smentito le previsioni alla vigilia da questo punto di vista. Manna è stato forse il sindaco più criticato, più contestato, più biasimato, diciamo, alla storia della città. È arrivato alla fine della consiliatura, riprendendosi un po' alla fine, grazie, diciamo, a una serie di interventi mirati di natura clientelare, non difficoltà ad ammetterlo, però è arrivato, diciamo, scarico alla fine della campagna elettorale, alla fine della consiliatura. Ciò nonostante ha avuto un ragguardevole 30% per una serie di ragioni, e addirittura nella rappresentazione, nella narrazione, è apparso o si è autorappresentato come il nuovo, come un'esperienza civica che si difendeva dall'attacco della vecchia politica. Cosa assolutamente falsa, direi irritante, se è vero come è vero che dietro di lui, davanti a lui o di lato, vi erano, come dire, esponenti consumati della politica regionale, da Adamo ad Oliverio, alla Occhiuto, alla Santelli, a Orso Marzo. L'elenco è lunghissimo, quindi rappresentare Manna come il nuovo, come la società civile che si contrappone, diciamo, all'assalto della vecchia politica, è assolutamente una narrazione che non è chiaro, assolutamente infondata. E questa è la narrazione di Mimmo Tallarico, noi poi nei prossimi giorni ascolteremo anche quella che è la narrazione di chi ha vinto, perché è giusto, in democrazia funziona così. Nonostante, vuol dire, rispetto il voto, non è che ma adesso vorrei... che accadrà? No, perché questa però mi sembra, sotto certi aspetti, non vorrei, come dire, essere frainteso. Io ho perso, su questo non vi sono dubbi, diciamo. Cioè, siamo stati sconfitti, tentando di dare delle ragioni, delle spiegazioni, con tutto il rispetto per gli elettori che hanno fatto una valutazione, presumo libera, almeno in gran parte libera, a favore, diciamo, del sindaco Manna. Sì, ma questa mi sembra, sotto certi aspetti, se non vorrei girare il coltello nella piaga, un aggravante, nel senso che se
ha vinto la conservazione in questa visione è evidentemente perché voi non siete riusciti a esprimere un'idea di futuro. E allora mi sembra paradossale, perché io ricordo l'ultimo scorcio, anche un po' di più, no, della consiliatura Manna, dove c'era questo coordinamento delle opposizioni, poi questo coordinamento arrivato al dunque è evaporato. Allora forse la città, Manni, questo è stato un gioco facile a dire io sono il nuovo e loro sono il vecchio. Esattamente così, esattamente così. E questa... Uno schema che fra l'altro ho visto ripetersi anche in altre elezioni amministrative. Esatto, l'analisi, come dire, esatta. Nel senso è un'istantanea che... già vista. La semplificazione, lo schema, soprattutto al secondo turno, è stato tra chi... in qualche modo rappresentava il nuovo, e chi invece si riproponeva portandosi dietro, diciamo, 20, 30, 40 anni di storia politica amministrativa cittadina, con le sue luci e le sue ombre, ci mancherebbe altro. E però questo è stato. I cittadini rendesi hanno intravisto, come dire, in Manna una sorta di, cioè la continuità dell'innovazione, della modernizzazione, del nuovo, sbagliando a mio avviso, fraintendendo a mio avviso, è stato un grande equivoco. Con questo equivoco si è costruita l'affermazione la vittoria di Manna. Certamente le opposizioni hanno sbagliato, almeno il nucleo centrale più consistente, a candidare l'interprete più genuino, più importante, più autorevole alla tradizione amministrativa rendese, per cui ha avuto gioco facile, soprattutto il secondo turno, una sorta di referendum tra vecchio e nuovo, tra il ritorno al passato e invece il futuro, o chi si opponeva al passato con fermezza, ha vinto questa ipotesi, cioè indietro non si torna, era lo slogan d'altronde di Manna, molto indovinato, che ha avuto successo, è stato efficace, diciamo, in questa competizione elettorale del secondo turno, che è stata un'altra storia. Senta, e adesso cosa rimane di questo centro-sinistra che ha affrontato la competizione elettorale? Ma resta sul campo, almeno per quanto mi riguarda, una bella esperienza, un capitale di relazioni, di conoscenze, anche di studio dei problemi, di soluzioni anche dei problemi della città, e su questo occorre costruire. Tantissime ragazze e ragazzi hanno partecipato alla campagna elettorale che mi ha visto in qualche modo protagonista, e io sono disponibilissimo a dare loro una mano per costruire, insomma, fare un'opposizione che costruisce, un'opposizione seria, di merito, che guarda avanti. Ci sono secondo lei gli spazi di visibilità per questo progetto? Ma certamente, su questo non ho alcun dubbio, vista la qualità amministrativa espressa negli ultimi 5 anni. Ci sarà un'opposizione reale, non da Facebook per intenderci, non televisiva, anche se col vostro, come dire, aiuto, così come avete fatto per tutti, per chi ha governato, per chi si è opposto in questi anni. Si apre un'altra fase, una fase che mi auguro abbia anche altri protagonisti. Qual è il ruolo ruolo suo? Ma quello che mi è stato assegnato agli elettori, quello di fare opposizione, di controllare, di partecipare, di contribuire anche agli indirizzi. Ma c'è in prospettiva l'idea di colorare questo spazio che lei occupa all'interno del Consiglio Comunale? Di dargli un colore, di renderlo... No, è difficile definire prioritariamente l'opposizione, potrei dire, usare tantissimi aggettivi, sarà un'opposizione dura, intransigente, dialogante, sarà opposizione, in alcuni casi sarà dura, in altri dialogante, nell'interesse della città, non avrò alcun problema... Faccio fatica a individuare una forza politica che possa in qualche modo dire noi siamo rappresentati. Se si riferisce a qualche partito, sì, simbolo di partito, come fa? Ma è difficile dirlo, noi lo abbiamo detto in campagna. Mantiene questa idea movimentista? Ma guardi, non era una bugia quando abbiamo affermato che la nostra era una coalizione civica. Abbiamo stipulato un patto civico con tutti, compresi, diciamo, con i famigerati e i gentiliani. Quel patto è nato prima della campagna elettorale, aveva una durata, la campagna elettorale, l'esito delle elezioni, adesso
ognuno si muoverà secondo... Certamente, avendo condotto una campagna elettorale insieme, ci coordineremo, discuteremo, ci vedremo, come è giusto che sia, insomma, non ci perderemo di vista. Ecco, questo è nell'interesse della città. Mi auguro che tra le opposizioni ci sia un dialogo, come dire, serrato sui problemi della città e che si faccia, almeno nei momenti più significativi, insieme opposizione. C'è un consiglio comunale che non ha nessun partito rappresentato all'interno. Ma credo ufficialmente. Credo che questo riguardi, no? Anche la maggioranza. Nell'opposizione. Ma è stata una competizione civica, nonostante alcuni non l'abbiano capito o abbiano fatto finta di non capirlo, diciamo, questo dato, scaricando soprattutto su di me, insomma, una serie di cattiverie gratuite sulla presenza, sui miei alleati, eccetera. Però, insomma, nessuno ha detto che Forza Rende era una propaggine, una protesi di Forza Italia a sostegno di Manna. Nessuno ha detto che Fratelli d'Italia era presente nelle liste di Manna, nessuno ha detto che la Lega è stata determinante nell'approvazione del bilancio, quel bilancio che ha consentito a Manna di fare una miriade di interventi particolarissimi, soprattutto per la bitumazione di strade pubbliche, non in campagna elettorale. Ecco, tutte queste cose sono passate inosservate, insomma, mentre si è avuta una sorta di intransigenza nell'indicare e nel pubblicizzare le contraddizioni in seno alle coalizioni avversarie. Per cui non sapremo quello che accadrà in Consiglio Comunale, ancora il Consiglio non si è insediato, vedremo quello che accadrà, insomma, in termini di composizione o ricomposizione dei gruppi. È troppo presto per dirlo. Tanto, insomma, siamo già, prima dicevamo, sembra passato un anno dalle elezioni amministrative, perché siamo già proiettati alle imminenti regionali. Allora, in questo civismo che poi dentro c'è tutto il suo contrario, insomma, che abbiamo visto non solo nelle elezioni di Rende, ma anche in altre elezioni, dico, come va interpretato? Sarà protagonista anche di queste regionali? Ma intanto dovremmo tutti entrare in un'altra logica, cioè la competizione rendese non è avulsa dal contesto nazionale. In tutte le città italiane, purtroppo, alcuni direbbero per fortuna, le elezioni sono svolte in questo modo, con un civismo spinto che raccoglie la crisi dei partiti, la crisi di credibilità o l'improponibilità dei partiti e dei vecchi simboli. Qui ovunque abbiamo avuto questo tipo di elezioni, da Milano fino a Palermo, e Rende non è estranea, diciamo, da questa tendenza. Diciamo che alcuni cavalcano il civismo per nascondere appunto limiti, per furbizia, per calcoli elettorali. Probabilmente anche lo stesso Oliverio cavalcherà il civismo per le prossime elezioni amministrative, per sfuggire probabilmente ai vincoli di appartenenza al Partito Democratico. Immagino che l'altra parte si coltivi la stessa idea, ma questo è un problema che riguarda lei. Pensa alle regionali? No. Io ho deciso di dare il mio contributo alla città di Rende per una serie di ragioni, anche sentimentali, però insomma non ho considerato questa campagna elettorale un passaggio. Senta, che cosa preordinato rimane, cosa rimane oggi di questo concetto di rendesità? C'è ancora? Beh, è molto sfumato, almeno nell'idea che... La mia idea di rendesità, cioè del culto dell'efficienza, della bellezza, dell'orgoglio di una città ben amministrata. Purtroppo, diciamo, questa rappresentazione è stata sconfitta, è stata in qualche modo deformata. Ecco. I rendesi non l'hanno colta più nel loro significato originario. Ma non l'hanno colta più perché non la sentono più o perché è in atto un processo di trasformazione? Ma non l'hanno colta perché credo, diciamo, che ci sia stata una sorta di rivolta nei confronti dei suoi protagonisti, del suo principale protagonista, forse eccessiva,
forse eccessiva. È stato un giudizio, a mio avviso, troppo rigoroso. La città è apparsa smemorata anche da questo punto di vista. La città smemorata. Non è un bene, non è un bene. Io invece ritengo che bisogna recuperare i valori, il senso di appartenenza, l'orgoglio, diciamo, di quella fase storica, le realizzazioni che pure si sono avute. Lei pensa che il prossimo step sia la città unica? Ma è un processo questo inevitabile, che bisogna ovviamente assecondare progressivamente. Credo però prima di arrivare alla fusione delle anagrafe bisogna fare altro, e qui insomma si parla della nobilitate dell'attuale sindaco, dei sindaci, insomma che non sia uno slogan. Io sono per integrare i servizi, per ragionare sugli investimenti. Ma per mantenere l'identità, lei dice? Ma no, ma l'identità serve, diciamo, l'identità è un elemento ideale, culturale, che serve a una comunità, a qualsiasi comunità. Quindi non è in contrasto, non è un limite, non è un impedimento alla realizzazione della città unica. Pensare, ragionare sulla rendesità come un luogo ideale di bellezza, di efficienza, di riscatto, di crescita, non è un male, è un bene da consegnare alle future generazioni. Però non è neanche un impedimento a costruire un'unica grande città. Che cosa ben più difficile, diciamo, dal declamarla, come fa Manna o come fa anche Occhiuto. No, io sono pienamente d'accordo su questa cosa della città, nel senso che al di là della fusione dei municipi, può arrivare o non arrivare, l'importante sarebbe mettere, come dire, in rete i servizi, ma mi sembra che in questo momento siamo sostanzialmente all'anno zero. A me non viene in mente un solo servizio in comune per le due città, non lo sono i rifiuti, non lo è la polizia municipale, non lo è nemmeno l'approvvigionamento idrico, ognuno c'ha la sua, no, a rende c'è la, una società che se ne occupa a Cosenza in comune. Quindi mi pare che questo si rischi davvero di diventare solo uno slogan, questo della conurbazione, che in questi anni sinceramente ho visto. Questo potrebbe essere un immobilismo assoluto su questi temi. Potrebbe essere un ottimo argomento per Manna affinché dimostri di essere un bravo sindaco. Ecco, il giudizio è sospeso, molti rendesi, ma adesso bisogna altri 5 anni, il predissesto, tutta una serie di motivazioni. Beh, ci hanno detto che il predissesto è stato, non c'è più, che le casse sono state risanate, adesso dimostrate che il sindaco attuale dimostri di essere un bravo sindaco e misurare le sue capacità nella costruzione di un'unica grande città. Vediamo. Adesso sì, io voterò a favore. Un'altra partita, se si dovesse integrare qualche servizio, connettere qualche funzione. È possibile immaginare che forse l'opposizione trovano una sintesi nel progetto politico comune o no all'interno del Consiglio Comunale? Non escludo che ci siano momenti in cui le opposizioni votino insieme alla maggioranza, perché no? Se dovesse arrivare in Consiglio un progetto di integrazione di un qualsiasi servizio importante per i cittadini, io voterò a favore, senza alcun problema. Senza pregiudizio, ma ci mancherebbe altro. Tutto ciò che viene fatto nell'interesse della città, a questo punto, di un'unica grande città e dei cittadini rendesi, troverà il mio consenso, ovviamente, senza alcuna remora. Senta, c'è la pubblicità. Si aspettava questo finale di partita? Onestamente. Ma tra il primo e il secondo turno, sì. Cioè, dopo aver visto i dati del primo turno? No, subito dopo il primo turno, no. Tant'è che insomma la mia coalizione poi invece col passare dei giorni democraticamente scelto di sostenere col passare dei giorni e dopo il famoso confronto televisivo, insomma, temevo che potesse finire in questo modo. Ci fermiamo, pubblicità, tra poco. Cerca Teleeuropa sul tuo Play Store o Apple Store e scarica la nostra app.
Torniamo in diretta, anzi, allora, torniamo in onda. Allora, analizziamo questa questione. Lei diceva, la coalizione democraticamente ha scelto questo sostegno a Principe. Volevo capire come nasceva, non perché ovviamente una scelta legittima politicamente, però voi comunque vi eravate candidati, come dire, in alternativa al progetto, invece voi vi siete trovati tutti assieme. Allora questo forse vi ha fatto... Non è stato capace forse di convogliare tutta la, no? Tutta l'energia di cui disponeva la sua coalizione in un'unica direzione, secondo me. No, qualcuno che ha votato Talarico dice io non voto Principe perché ho votato Talarico, posso qualcuno che ha votato Principe dirà non ho votato Talarico perché ho votato Principe. Adesso, intanto il trucco votarli insieme, il trucco è nella legge, diciamo. Questa legge per i comuni superiori ai 15.000 abitanti prevede il secondo turno perché le coalizioni affini trovino un'intesa, avviene così. Sistema maggioritario, qualsiasi livello, prevede, diciamo, questo passaggio, dà la possibilità alle forze che abbiano delle affinità di ritrovarsi poi al secondo turno. Ma l'intesa si può trovare su vari livelli, si può fare l'apparentamento tecnico, si può fare l'accordo politico, certo. Si può fare persino l'accordo sotto banco, alcuni hanno fatto l'accordo sotto banco, però insomma, se parliamo di moralizzazione della politica, insomma, io credo che se fai un accordo devi fare la luce del sole e te ne devi assumere tutte le responsabilità, quello che abbiamo fatto noi, quello che ho fatto io. A dire il vero, la mia prima proposta, la proposta originaria, è stata quella della libertà di voto, che però non ha trovato moltissimi consensi, a che ho riunito tutti i candidati consiglieri, gli eletti, i promotori delle liste, i principali sostenitori, e abbiamo discusso le due ipotesi, che erano appunto la libertà di voto e il sostegno alla coalizione riformista. Abbiamo escluso, per onestà, il sostegno al sindaco Manna per via della campagna elettorale che avevamo condotto, cioè in evidente contrapposizione al sindaco uscente, quindi non saremmo stati compresi se avessimo fatto una scelta. Ma ne è certo che coloro i quali lei ha rappresentato la necessità di mantenersi ancorato a un progetto politico non abbiano poi scelto di sostenere l'uscente? Ma non escludo nulla, però nel momento in cui un'assemblea siffatta ti consegna un mandato, tu hai il dovere, io avevo il dovere di rappresentarla anche plasticamente all'esterno. Cioè, mi sono rifiutato di fare il capitano Schettino, cioè di abbandonare la nave in quel momento. Se i miei principali alleati mi hanno detto, questa è la nostra posizione, alcuni fra l'altro anche quelli un po' più politicizzati, cioè noi abbiamo maggiori affinità, maggiore intesa con l'area riformista, abbiamo considerato il primo turno come una sorta di primarie, abbiamo partecipato ai tavoli preelettorali, quindi c'erano tante motivazioni che hanno poi portato ad assumere quella scelta, certamente è discutibile per le cose che diceva il suo collega, però quella è. E quindi io ho rappresentato all'esterno con coraggio, ma in termini in maniera di percentuale, pubblica, secondo ma io lei, non so quanto ma si è fatto questo ragionamento, no? Non so quanto abbia pesato il nostro apporto, ma intanto i voti non si sommano, tantomeno al secondo turno. Il secondo turno è un'altra competizione elettorale, abbiamo due soggetti che competono, ognuno dei quali, diciamo, con la propria personalità, con la propria storia, con il proprio profilo, ed è un voto di empatia, lo è già anche quello del primo turno, ma al secondo turno ha maggior ragione, è un voto di empatia, è un voto molto personale. Se a questo aggiunge, diciamo, lo scivolone televisivo, tutto ciò che ne è derivato, quello non penso che no, io invece a livello sono in grado di determinare una cosa che la forbice è stata troppo ampia, troppo per ampia. Dire ma non, evidentemente come dire, quella prova televisiva, non voglio entrare nel merito, però quella prova televisiva ha suscitato una serie di sensazioni, di sentimenti, probabilmente assopiti, probabilmente superati. Così. Ma insomma, io non la vedo così. Però nessuno di noi è in grado di stabilire la percentuale di incidenza. Un'incidenza ce l'ha avuta.
Ma ovviamente parlo della mia scelta, che è stata presa, la nostra scelta è stata presa prima della trasmissione del confronto televisivo, per ragioni, come dire, politiche, che c'erano tutte, ci sono tutte, di cui non mi pento, non ci pentiamo, e io ho avuto, come dire, l'onere di rappresentarla all'esterno perché ero il leader della coalizione. Mi meraviglia invece che altri abbiano tentato accordi sotto banco con l'uno e con l'altro come se fossero sovrapponibili due candidati. Ma la politica è purtroppo così. Però io mi aspettavo che venisse apprezzata invece l'onestà di rappresentare una posizione in maniera pubblica. Onestà. Invece ha dovuto cantare e portare la croce in questa seconda fase. Non era semplice, noi ci eravamo già infilati in un vicolo strettissimo, che poi si è rivelato addirittura un vicolo cieco, che a volte quel campo su cui competere non ce lo possiamo scegliere noi in politica, è determinato una serie di eventi di variabili assolutamente ingovernabili. Ma qui però. Ma se l'hai chiesto se nella fase cruciale in cui bisogna trasferire ai cittadini un'idea di città, siete stati capaci di rappresentarle queste idee, di trasferirle nitidamente, coinvolgendo la gente? Cioè, perché poi anche questo fa la differenza, no? Probabilmente no, per le ragioni che dicevo all'inizio, perché il voto di cambiamento, il voto di opinione era molto frammentato, avevamo oltre ai due principali competitor, avevamo altre sette liste, cioè coloro i quali si proponevano come alternativa al sindaco uscente e al suo principale competitor, che rappresentava in qualche modo la vecchia rende, la continuità politica e amministrativa del passato. C'erano altri sette candidati, quindi il voto di cambiamento era polverizzato in sette coalizioni. Ecco. Andiamo con le ultime domande perché mancano pochissimi. No, allora, mi pare che questa consigliatura che verrà, insomma, a Rende si presenta abbastanza incandescente, insomma, non fosse altro per le personalità del Consiglio Comunale, quindi lei, Sandro Principe, eccetera. C'è già la prima polemica che riguarda questa assegnazione, per esempio, dei capi di calcetto, non ho capito bene se non ho subito bene, che già suscita, insomma, polemica. C'è questa polemica legata al famoso parco acquatico, che non si capisce se è pronto o non è pronto, è pronto a metà, insomma, voi siete già pronti a fare la battaglia, e su quali temi vi concentrerete in questa prima, almeno in questa prima fase, nei primi 100 giorni, nei primi famosi 100 giorni? Ma io parlo di me. Certo. La prima cosa che farò, andrò a leggere le carte, dopodiché potrò manifestare le mie intenzioni. Prima bisogna leggere le carte e capire di che si tratta. Certo, è strano che uno dei primi atti dell'amministrazione comunale, che in qualche modo viene letto come il pagamento di una cambiale a favore del presidente Rendecalcio, che come è noto è stato uno dei principali sostenitori del sindaco Manna. Lì bisogna capire che cosa è accaduto, se sono state rispettate le leggi, se era l'unico, come dire, soggetto in grado di competere nell'assegnazione dell'impiantistica sportiva. Vedremo, insomma, prima di affermare cose, diciamo, significative, è necessario leggere le carte e capire meglio. Sul parco acquatico leggo come voi sui social di un'apertura parziale, di prezzi esagerati, ma insomma anche lì bisogna verificare e fare in modo che le dichiarazioni pubbliche si fondino, insomma, sulle carte, sui fatti reali e non sulle opinioni che vengono scritte su Facebook, altrimenti si continua con un clima avvelenato. No, bisogna come dire, abbassare. Sui social c'è molta superficialità, molta cattiveria, molto veleno, e invece credo che bisogna riportare la vita pubblica nei luoghi pubblici, ufficiali, istituzionali, e questo è un impegno che dovremmo assumere tutti. Che i social ci servano solo come strumenti, maggioranza e opposizione, che i social debbano servire solo per comunicare le cose, non per esprimere giudizi, diciamo, spesso infondati
diffamatori. Servirebbe una politica meno social. No, non è possibile. Ormai non è più possibile. Però abituarsi a utilizzarli come tutti gli strumenti. Bisogna utilizzarli con un po' di serietà. Vanno conosciuti bene, vanno utilizzati. Vuole una pedagogia. Sennò diventano di una pericolosità incredibile. Lei ha scritto un saggio su questo, farebbe bene a divulgarlo, a fare un seminario magari ai soggetti principali, diciamo. Ci penseremo. Grazie a Mimmo Talarico. Massimo, noi ci vediamo prossimamente, perché vedremo di capire adesso anche come si muoverà Manna, cercheremo di capire un po' di cose, e anche in funzione di quella che sarà la competizione. Per muoversi Manna ci vorranno 4 anni e 11 mesi, quindi insomma potete stare tranquilli. No, muoversi come idee, come progetti, anche sulla base delle cose che ha detto lei. Simpaticamente vorrei dire che per 4 anni e 11 mesi Manna non si muove, sta fermo. Bene, l'ultimo mese che poi... Bene, grazie. Arrivederci. Grazie a tutti.